Benvenuti a tutti, buon martedì, ultimo martedì di luglio, poi domani l'ultimo giorno di agosto e poi di luglio, scusate, e inizierà poi l'ultimo mese d'estate, l'ultimo mese e mezzo, meno male, perché fa un caldo in Piemonte atroce. Tolto questo, arriviamo da un 6-0 incredibile con il Wolverhampton, forse è la prima vittoria in 4 stagioni che sono qui in Inghilterra a guidare il Millwall di 6-0. Un Wolverhampton, come avete visto, davvero inesistente. Andiamo ad affrontare il City e poi avremo l'ultima domani con il Manchester United. C'è poco da dire, siamo a meno 15, mancano con questa partita 21 giornate alla fine. Abbiamo da giocarci poi la Champions League con il Valencia che, come avete visto nell'episodio di ieri, è secondo in classifica. Ma ci penseremo quando sarò. Stesso schema che ha battuto il Wolverhampton, quindi 4-2-1-3. Schema davvero d'attacco, dobbiamo fare in modo che mettiamo Kelly qua, che è più pompato, mettici lui. E dobbiamo cercare di non perdere. Capitano, io direi di dare la fascia da capitano una volta a un difensore, e quindi facciamo Tomori, dai, una volta. Ragazzi, andiamo a giocare contro chi è primo in classifica. Le divise, andiamo a farci la nostra maglia gialla, così non confondiamo, e si va in campo in uno scontro che intanto ha installato l'aggiornamento di FC, che io ci gioco pochissimo perché non mi piace il gameplay. Andiamo in campo. Questa partita dirà se siamo ancora in grado di tenere botta al City o se invece ci dovremmo dire addio a grandi sogni, perché se dovesse vincere Manchester City si porterebbe a meno di, a più 18. E capite bene che sì, ci sono ancora 20 partite da giocare con l'ultima di andata, però il City su 20 partite non penso che 6 te le perda, non credo, non credo proprio, anzi dovrebbe perderne 7 addirittura, quasi la metà, quindi la vedo davvero dura. Tutto dipenderà da questa partita, poi può darsi che, e si parte con Haaland, Gundogan, massima attenzione, il pallone a Felipe. Di Ketelaere, Gundogan, Alex Telles, linea laterale per De Ketelaere che si sposta parecchio, Babel, ex Bayern Monaco affrontato, e poi non tiene la palla in campo Kelly, e quindi sarà rimessa per il Manchester City. Sbaglia tutto qui, recuperiamo bene palla con calma. Young prova ad andare verso gli Aic. Il pallone verso Radonjić, ce la mette lì, lo stop di Bradshaw, il tiro, la palla fuori. Questo schema funziona a meraviglia per adesso, allora utilizzeremo questo fino alla fine. Tutti in attacco, non mi interessa. Chiaro che come vedo che non funziona più, lo ricambiamo un'altra volta. Attenzione a Santi Cazorla, ma già vicini al gol. E Ketelaere. Dobbiamo fare un gioco d'attesa ma con furbizia. Haaland, attenzione perché loro sono molto forti. Gli AI ci viene a dare una mano. Niente, attenzione a Haaland, spostato da. Poi gli rimane la palla lì. No, non so che dire su sto gol, sinceramente, non so cosa dire. Cioè, guardate cosa ha fatto il pallone. Cioè, io veramente, delle volte anche sto gioco mi fa veramente vomitare. Guardate, guardate qua. Come si fa a vincere gli scudetti se succedono queste cose? Combinazione, c'era Haaland lì, combinazione. George, dai. Palla agli Aic. Proviamoci, forza. La palla a Radonjić, Radonjić, il controllo, parte il tiro, la parata. Ci siamo, però, ci siamo. Io mi sento che la vinciamo perché due volte che andiamo avanti e due volte che siamo pericolosi. Graban tanto si alza dalla panchina, attenzione. Potrebbe esserci un 4 punte, eh? Togliamo un centrocampista e siamo a posto. Gli Aic, la palla verso Rose, il tocco in mezzo, Barreto, tocco qui a George che si addormenta.
arriva Holland che per culo ha segnato quel gol perché sta facendo un cazzo. Alex Telles, attenzione. Qui ragazzi però questi si muovono alla grande. Bennett, Babel, mette in mezzo, Barreto la respinge, Yai ce la porta su. E andiamo allora adesso, andiamo con Brad, la palla in mezzo. Radonic, mamma mia, un'altra parata, un'altra parata. Mettetela, Babel, mettetela. Palla Teles, ancora Babel, dobbiamo prendergliela però, se no Barreto, Santi Cazorla, niente, sempre a loro il pallone. La palla Holland, dobbiamo azzopparlo questo stronzo. Ilicic, il tiro, respinta, palla sempre a loro, vai di bug, vai. Ancora il pallone Cazorla, niente, fa la finta, però adesso sbagli, adesso sono cazzi amari. Partiamo, vai Brad, vai Brad, vai Brad, incrociate bene, incrocia bene, incrocia bene. La palla in mezzo per gli Aic, no, guarda lì, no, ma gli Aic, ma perché devi dare sti palloni? Ma perché? Che senso ha dare un passaggio così? Ruiz, Barreto, la palla in mezzo, prova a metterla e va in calcio d'angolo. Non è angolo? Vabbè. Magnan, Stones, Felipe. La palla adesso dobbiamo andare a pressare, ma loro giocano veramente troppo bene. Secondo me, boh, secondo me sto campionato qua è finito. Santi Cazorla, la palla in avanti, Tomori, Tomori, Rose, niente, niente, niente da fare, non gliela togli, Bennett, boh. Vabbè. La modalità per farli calmare io ce l'ho, basta usare il cerchio, però poi dopo ti butta fuori i giocatori, quindi peggio ancora. Stiamo calmi, Rose, la palla adesso girata qui, messa in mezzo, ributtata in avanti come se non ci fosse un domani. Ilicic, Leandro Silva, no, sono troppo forti, non ce n'è, non sbagliano un passaggio. Pallone in mezzo, colpo di testa che non avviene. C'è subito Schuffet che va al rilancio. La palla all'indietro, ancora Giorgio, il bulgaro si deve un po' svegliare oggi. Pallone Young, ancora la palla a lui, Young, aspetta il movimento degli uomini, la palla in mezzo, niente, niente, niente. Non c'è coordinazione nei movimenti. O sono veramente dei mostri questi o... Sono i miei che oggi con sto schema non vanno bene. E allora lo andiamo a cambiare. Pallone Alic, Jajic, Radonic, niente da fare. Lì c'è un marcatore, ragazzi, da Champions League. Palla Ilicic, niente, attenzione al 2-0, eccolo qua. De che, guardate come mi sposta l'omino il gioco. Ma stiamo scherzando? Kelly, la palla in mezzo, una buona occasione, ancora gli AE, palla in mezzo, niente, niente, non la fa, non te la fa, dobbiamo puntare solo più alla Champions ormai, c'è il cazzo da fare, ormai il campionato è chiuso secondo me, ancora gli AE, c'è il pallone in mezzo, Radonjic, niente da fare. Hollande, poi recuperiamo un buon pallone con Tomori, palla ancora Ljajic che sbaglia come sempre, pallone ancora in mezzo, adesso c'è Brad, pallone in mezzo da questa parte, dai sali, vai Rose, la mette in mezzo, niente, avvantaggiato, Barreto, ancora Magnan, e quando sono così? È perché tu la partita non la vinci, c'è niente da fare. L'anno scorso gli abbiamo fatto il culo, quest'anno no. Vabbè. Secondo me l'anno scorso eravamo molto più forti di quest'anno, comunque. Allora,
si ritorna al nostro 4-3-1-2, tranquillo e classico, perché vedo che non funziona questo schema, io non sono stupido. Allora, Jaic, Brandišej, Young, George al posto di Brad, Bennett al posto di Tomori, al posto di Kelly. Devo un po' rimettere a posto tutto, Kelly da questa parte, Rose a sinistra, George non mi sta piacendo, quindi andiamo a giocare con un CLS che sarà, ve lo dico io chi è questo signore qua. Andiamo a Brad, andiamo a cambiarlo, mettiamo Urain e pronto Graban a entrare. Se le cose andassero veramente male, teniamo lui pronto ad entrare. Allora, contropiede, andiamo a fare il contropiede su Radonjic, contropiede su Young, e si arriva in campo, ragazzi, si arriva in campo subito, immediatamente. Cerchiamo almeno di pareggiarla, di mantenere i 15 punti di distacco, signori. Attenzione, calma e sangue freddo. Il pallone adesso a Urain, può avanzare, si prospetta la palla in mezzo, il controllo, dai, ma dai, ma non ci credo, ma non ci credo, stile rugby a difendere sto pallone, e dai, porco Dio, su, adesso comincio a fare falli io però, mi sembra un po' troppo scriptata sta partita, su dai, ma che stiamo scherzando, ma minchia non mi ha fatto calciare, porco Dio, adesso cominciamo con i falli, uno non mi interessa. Che poi non è fallo perché ha preso il pallone. Io. Ammonisci tua sorella con la puttana. Me ne frega un cazzo, oggi farò l'acce, mi sbatti i coglioni. No, quando vedo queste cose veramente, no, dai, non esiste, non esiste, non esiste. Andiamo, andiamo Rose. Mi tocca agli Aic. Si gira bene. La palla in mezzo. Beh, niente, centrali. No, fuori. Fuori, sì, dentro Graban, dai. Dentro Graban, via. Toro oggi non funziona. Va fuori. Magnano. C'è Urain. Colpo di testa, la palla chiaramente al City. Leonardo Silva, messo giù, calcio di punizione. Devi far così, se no non riesci a fermarli. Che siano anche forti, però che abbiano sempre la palla nei piedi loro, porca troia, che cazzo è? Pallone in mezzo, Kelly, dai, tienila lì, andiamo, pallone bello, adesso dato a Graban, nel culo, merde, 1-1. Silenzio adesso, zitti, è entrato lui, ha segnato. Silenzio, silenzio. Forse lo metto, l'ho messo come il guizzo di un'anatra in calore. 1-1, vaffanculo. Cazzo di City di merda, hai rotto i coglioni, Minchia, forza Liverpool, tutta la vita. Con queste prime donne che hanno anche loro qua. Andiamo, dai. C'è la rivalità, c'è niente da fare. Vai Widman, vai, vai Widman. Bravissimo, che raccogli questa bella palla. E ancora Graban, che adesso si può involare. Si invola Graban. Mamma mia, che culo di merda. Ancora Urain. La palla in mezzo. Il tocco. Ma guarda che culo, guarda che culo. Ma guarda che culo, guarda che culo. No. Andiamo, andiamo che li affossiamo, andiamo che li affossiamo, andiamo che li affossiamo, vai, vai. Oh, ma gli Alice, stai a incrociare quando giochi a calcio o sei un serbo di merda? Schifoso. Andiamo, andiamo, la palla in mezzo, non stanno capendo più niente, non stanno capendo più niente. Attenzione, ciao. Occhio a Ilicic, occhio a Ilicic, buttalo giù.
Niente, la colla non nei piedi, il magnete. Dai Kelly, la voglio vincere con cattiveria, andiamo. Urrain. Allarghiamo bene il gioco, andiamo ragazzi che gliela mettiamo in tal culo. La palla verso Young. Niente. Pallone lungo, mamma. Niente, niente, niente. Difendono come l'oratorio, 50 davanti alla porta. Palla dall'altra parte, ancora Ilicic. Ilicic, Holland, devi uscire, Schuffel. Ma va a fare, niente da fare, non è più campionato da fare questo. Boh. C'è niente da fare. È proprio solo perché si chiama Holland, tutte le volte che tocca il pallone deve essere gol. Voi ditemi se è normale. Ancora va, porco Dio. Adesso glielo rompo così almeno non rompe più i coglioni. Andiamo, Jaic. No, mamma mia, ma sei scarso però, porco Dio. Che scarpone. Sono nervoso ragazzi, devo vincere la sta partita. Dai, dai Bennett. Saltata anche la telecronaca, sono saltati gli schemi, è saltato tutto, solo più cattiveria oggi. Andiamo in mezzo. Andiamo la palla. No, ma stiamo qua, c'è qualcosa che non va su sto gioco. La palla in mezzo ancora, Urrain. Pallone. Niente, non entra, non entra, non entra, non entra, non entra. Vabbè, pazienza, giocheremo solo più la Champions League, cosa volete che vi dica? Tanto. Le squadre sono troppo buggate, hanno troppo culo, niente da fare. Andiamo Rose, pallone in mezzo. Niente, niente, non la si pareggia, niente da fare. Niente da fare. Ma costa di prendere il contropiede, ma chi se ne frega. Niente, vabbè. La palla è lunga. Pallone loro buttano solo più via, tanto manca poco. Dio bastardo, se esiste. Niente. Urrain, il pallone in mezzo, Graban fuori, mamma mia, no no non è più cosa, non è più cosa, no, non è più cosa, mi viene voglia di simularle tutte e giocare solo più la Champions, vuoi vedere? Vedrai, se mi gira faremo così, tanto guarda non riesce a prendergliela. Ma scusa, ma io mi chiedo, no? Ma hai fatto tirare, hanno preso il palo e poi fischi il fallo? L'ha spaccato almeno. L'ha rotto almeno sto pezzo di merda lì, no? Bastardo figlio di puttana. Col cazzo che non dico più parolacce. Quando vedo certe cose, sì. Vai Jaic, vai Jaic, vai, allungala ancora, allungala, niente, 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 non ci siamo, si è innervosita la partita, non ci siamo, ammonisci, ma anche tua madre che batte a Londra sul Tamigi. C'è di peggio su YouTube che ascoltare me che dico parolacce. C'è molto di peggio. Andiamo Widman. Young tiene lì il pallone. Young. La palla in mezzo. Nel culo.
E il distacco rimane sempre meno 15, ma non sono contento perché sono incazzato come un negar. E non ritiro quello che ho detto, non me ne frega un cazzo. Vaffanculo. Doppietta di Graban, signori, zittisce lo stadio degli Emirati Arabi. Adesso pensa se andiamo a vincerla con la cattiveria ragazzi, la cattiveria che finisce così, pigliatevela nel culo. Meno 15 sempre, non cambiano musica e continuiamolo, va bene, con la cattiveria, l'ho detto io. Cattiveria, un po' di parolacce, qualche fallo, e vaffanculo, a loro e chi li ha creati, forza Liverpool, merda. Spu! Allora, 2-2, 3-1 Wolverhampton, Southampton Bristol 1-1, Bournemouth Watford 1-1, Leeds Burnley 1-0. Grande Liverpool 2-0, Sheffield 1-0, Arsenal 4-0, Leicester 4-0, Chelsea 1-1, la classifica. Sempre a meno 15, quindi questo va bene. Poi c'è lo Sheffield 33, West Ham 32, via via come vedete tutte le altre. E adesso però andiamo a vederci anche la Serie A. Quando mi incazzo io purtroppo le parolacce mi escono, non c'è. Vi ripeto, c'è di peggio su YouTube, quindi c'è molto molto di peggio. Ok, allora andiamo a fare una mossa di mercato che non ve la dico. Vi rimareste stupiti, ma perché lo mandi via? Adesso ci penso ancora un attimo, sapete già di chi parlo, è un trequartista. Allora, Italia, andiamo a vedere un po' la Serie A, classifica, sempre l'Inter, Madonna, il Brescia, attenzione, eh. Genoa 29, il Torino ha pareggiato, il Pescara secondo me sta viaggiando bene, mamma mia l'Atalanta. Atalanta finisce in Serie B quest'anno. Serie B, come siamo? Spezia, Frosinone, Benevento, la regina, si è tirata un po' su, dai. Allora, facciamo così. Io adesso voglio vedere solo Graban quanti gol mi ha segnato perché arriva da diverse doppie. Ah, ecco, molto bene. Già è vero che l'avevamo venduto. E quindi a gennaio andrà via. È vero che l'abbiamo venduto Wildman, è vero. Graban, quando gli scade il contratto? Graban scade, ma non sarà più un problema mio. Quanti anni ha? 25. 25. Quanti gol ha segnato? Andiamo a vederlo, dai. Ha fatto la bellezza di 88 gol. E quindi vuol dire che gliene mancano ben solo più 12 arrivare a quota 100. 12 gol potrebbe farli, nel girone di ritorno, attenzione, perché potrebbe farli. Bene, ragazzuoli, non fate caso alle parolacce, però ci va anche questo, perché quando ti incazzi purtroppo ci sta anche le parolacce. C'è di peggio su YouTube, quindi non fateci caso. Mi sembra di capire che c'è di peggio, no? O sbaglio? O sbaglio? Quindi che vadano a guardare quelli. Con insegnamenti molto educativi che danno quando fanno i video. Allora, noi andiamo a salvare la partita e ci vediamo domani con lo United. Così mi calmo anche un po'. Ciao a tutti.